entrare. Oh, eccoci. Scusa perché ti ho mandato il save del secondo appuntamento in cui avevo fatto l'upgrade professional anche da questo account, perché ho qui quello del conservatorio e quello personale, quindi in questo caso lo faccio dal conservatorio. C'è il presidente Marco Luise, che è un grande musicofilo, in tutti i sensi, che ti saluta. Vediamo qua. Buongiorno. Maestro Prosseda, non so se mi vede, grazie di farci questo seminario, nonostante tutti gli incomodi del caso. Grazie a voi. La passeggiata poi sui pedali del suo pianoforte speciale ce la farà in altra occasione. Va bene. Ecco, fra l'altro io ho Comunque, chiuso ci tengo a anche. dire che oggi abbiamo riaperto l'istituto anche a Maestro Prosseda con le cautele del caso a servizio ridottissimo. Però la nostra intenzione è di ricominciare a marciare il prima possibile. Con Spero tutte le anch'io. difficoltà del caso, ma bisogna ricominciare. Poi lei Tra ci dirà più l'altro, la sua opinione sulle attività online, noi ascolteremo però. Roberto è uno dei coloro i quali avrebbero fregiato il conservatorio di una presenza particolarmente prestigiosa e si è interrotta proprio pochi giorni prima che lui dovesse arrivare. Quindi ovviamente lo aspettiamo poi in presenza fisicamente. Molto volentieri. Grazie, Bene, spero presto. buon lavoro, a presto. Grazie. Allora, io ogni tanto controllo anche le ammissioni che stanno aumentando e grazie Roberto intanto di essere così presente con noi per questa prima, diciamo, sessione di una masterclass che sarebbe stata molto ampia. In presenza la cominciamo a distanza e poi ti aspettiamo. E Volentieri. io sono particolarmente felice di ospitare non solo un grandissimo pianista, ricordo per chi non lo sapesse, ma insomma sarebbe una grave lacuna, che Prosseda è il primo pianista al mondo che ha registrato l'integrale dell'opera di Mendelssohn, non solo per pianoforte solo, scusate il gioco di parole, ma anche i concerti per pianoforte orchestra, ha recuperato un inedito e riscoperto il famoso terzo concerto di Mendelssohn, l'ha portato in tutto il mondo. È un innovatore sperimentalista per antonomasia e quindi in questa caotica situazione in cui ci siamo trovati tutti, mi è sembrato la persona più azzeccata per aprire ai giovani, perché poi alla fine noi dobbiamo coltivare sia il pubblico ma anche i professionisti del futuro, una discussione sull'esigenza di come si possa fare musica a distanza, no? E quindi facci sapere, Roberto, su cosa ti sei concentrato in questi 2 mesi. Volentieri. Beh, innanzitutto premetto che non sempre poi le cose apparentemente negative si tramutano in occasioni perse. Io penso che in molti casi per tutti noi sia stata anche un'opportunità di riscoprire altre cose che magari abbiamo trascurato. Non soltanto nella musica, anzi, riscoprire del tempo, no? Il tempo come uno spazio che noi possiamo gestire più liberamente del solito. Io ultimamente ero veramente quasi vittima della mia schedule, cioè la mia vita era incasellata tra una serie di concerti, una serie di impegni, gli aerei, i treni. Non c'era più tempo proprio per dire oggi voglio andare a farmi una corsa, oggi voglio leggere una nuova sonata. E quindi è stato per me molto positivo da questo punto di vista e anche poter fare cose che non potevo fare da tempo. Ad esempio, riprendere un libro che sto finendo di scrivere, oppure appunto vedere, sperimentare, per esempio, appunto l'argomento di oggi, cioè come un musicista può fare qualcosa di utile per la società e anche per tutti coloro che lo vogliono seguire sfruttando le tecnologie online. E quindi una premessa è ovvia, è d'obbligo, anche se scontata. Nessuno di noi può pensare che una lezione online o un concerto su Facebook o anche un incontro come questo bellissimo di oggi sia la stessa identica cosa che incontrarci di persona o che fare una lezione dal vivo o un concerto dal vivo. Ovviamente no. Però è anche vero che la tecnologia e l'online ci consente di raggiungere persone. Per esempio, io forse avrei difficilmente incontrato tutti voi se non avessimo fatto anche invece questo tipo di esperienza. E questo vale ancora di più a livello internazionale. Ultimamente ho molti contatti, per esempio,
con degli appassionati di musica o degli studenti che sono magari in Brasile o in Sudafrica o in Australia, che altrimenti mai forse avrei potuto conoscere. E magari poi da un contatto virtuale ne viene poi uno reale, perché si fanno anche nuovi amici e spesso poi quando sarà, spero presto, possibile di viaggiare ancora, queste amicizie virtuali si tramutano in amicizie reali perché ci si può finalmente incontrare. Detto questo, volendo parlare dell'online, un'altra premessa secondo me è importante. Anche se vedo che siete tutti giovani e certamente siete tutti abbastanza, come dire, esperti anche nell'usare un computer, però è interessante, parlando in questi giorni, capita molto spesso di scambiare opinioni con colleghi, anche più giovani di me, e naturalmente con quelli della generazione precedente, e sembra che per molti di loro, quando si parla di una qualità audio di connessione o dell'uso di un microfono per fare un concerto, per esempio online, sembra di parlare di cose che non li riguardano. Molti mi rispondono: sì, ma io sono un pianista, non sono mica un fonico. A me interessa suonare bene il pianoforte, poi è un problema di chi mi ascolta se non mi sente come si sentirebbe dal vivo. Ecco, io non condivido questo approccio perché in realtà la professionalità, secondo me, nel fare i musicisti, i pianisti, se abbiamo scelto di suonare per gli altri, cioè in pubblico, consiste anche nel preoccuparsi di cosa arriva che ci ascolta, non soltanto di far bene il nostro lavoro come esecutori, ma soprattutto di chiederci, una volta che noi abbiamo suonato bene, siamo sicuri che quello che abbiamo suonato arriva come noi vorremmo a chi ci ascolta? Naturalmente dipende non soltanto da noi, dipende anche da chi ci ascolta e da come ci ascolta, e anche dalla cultura, dalla sensibilità di chi ci ascolta, ma appunto per questo è interessante come noi possiamo in questi mesi così particolari fare qualcosa per chi ci ascolta, da un lato proprio attraverso delle iniziative, per esempio di divulgazione, quindi di condividere il nostro punto di vista sulla musica, sull'arte, sulla vita, con chi potrebbe diventare un nostro futuro ascoltatore. Quindi creare un pubblico prima che ancora esista. E su questo non mi stancherò mai di citare Steve Jobs quando diceva, i primi mesi dopo che presentò il primo iPhone, e tutti lo criticavano perché sostenevano che insomma un telefono senza tastiera, anche scomodo perché non aveva i tasti fisici e che faceva cose completamente inutili, tipo fare foto oppure con il touch, e non aveva alcun futuro perché non serviva a nessuno. E lui disse: no, noi dobbiamo prima creare il bisogno in modo che la gente si renda conto di quanto è utile questo prodotto. Oggi nessuno farebbe a meno di un telefono touch, pochissimi, pochissima nostalgia dei tasti, eppure 10 anni fa era esattamente il contrario, nessuno ci avrebbe scommesso. E io penso che la musica online sia un po' in questa fase ancora iniziale, anche se già esiste da tanto tempo, ovviamente, però potrebbe diventare la normalità. E in questo non voglio dire che sia un bene o un male, perché non sta a me dirlo e non sono così influente da poter determinare le sorti positive o negative di questo trend. Mi pare di capire che sarà così e possiamo fare molto poco per evitarlo, ammesso che lo vogliamo evitare. Non ci rimane quindi che fare in modo che questi mezzi nuovi siano dei mezzi a nostra disposizione, a nostro vantaggio. Non dobbiamo subire questa trasformazione, ma dobbiamo al contrario farne tesoro per migliorare il modo con cui noi comunichiamo noi stessi la nostra musica come noi vogliamo al pubblico. In generale, tutti i mezzi tecnologici, ma anche gli strumenti, anche musicali come un pianoforte, sono appunto strumenti. Molto spesso noi li consideriamo come, come dire, delle gabbie, cioè dobbiamo noi adattarci a loro. Invece no, è il pianoforte che si adatta alla nostra idea, se ce l'abbiamo l'idea. Il problema è che spesso non abbiamo un'idea chiara di quello che vogliamo fare. Internet si adatta a noi se noi sappiamo cosa vogliamo fare con internet. Quindi non dobbiamo essere noi ad adattare le nostre idee a come funziona Facebook. Siamo noi che usiamo Facebook avendo capito quali sono le sue potenzialità a nostro vantaggio. Questo così è un cappello molto generale. Però Tra pensare l'altro, che scusa, ti interrompo solo per dire che c'è il direttore che ci sta seguendo e che vorrebbe salutarti, ma soprattutto è stato il primo direttore che ha fatto un collegio docenti online già 40 giorni fa. È stato un casus, insomma, Livorno non ha solo fondato il Partito Comunista nel 1921, ma rivendica a volte
dei primati, a parte le battute. Quindi, Renato, ti vorrei vedere un attimo qua, perché così che tu possa... Ci sono, non so se mi sentite. Ringrazio moltissimo Roberto Prosseda, ci siamo visti in un altro conservatorio quando dirigevo un'altra... Vero, mi ricordo, infatti. Vero, a Novara. E poi credo che Prosseda stia visitando fisicamente e virtualmente più istituzioni, e questo è anche un privilegio, penso, perché ha la possibilità di confrontare metodi e pubblico, diciamo, studentesco, oltre che docente, vario. E anzi, su questo mi farebbe piacere poi magari ascoltarlo. Ma soprattutto stavo seguendo, in realtà, e mi dispiace di averlo interrotto, una interessantissima affermazione o descrizione riguardante le tecnologie e l'uso che ne possiamo fare. Io, appunto, come diceva Maurizio, ho avuto il privilegio di essere insieme a loro, ai colleghi, prestissimo, diciamo, grazie proprio a Zoom e a questo collegio dei professori, che penso che per il futuro sarà bissato, ma proprio mentre raccoglievo le idee intorno a quell'esperienza, mi è venuto in mente qualcosa che pongo anche forse come una domanda, Roberto, Prosseda, che è proprio in sintonia con quello che stava dicendo. Cioè, questi mezzi stanno offrendo delle possibilità straordinarie, impensabili, che ci hanno reso, tra l'altro, possibile essere in contatto con gli studenti. Sarebbe bastato qualche anno prima, appunto all'epoca dei telefoni con i tasti e non degli smartphone, per non avere minimamente questa possibilità e rimanere incastrati ognuno nel proprio domicilio. Mi domando, un pianista così attento e anche attento alla musica d'oggi, ecco, vede questa possibilità anche sotto forma di aperture per la composizione e per l'esecuzione, cioè qualcosa che un domani potrebbe trasformarsi anche in un modo, per esempio, di comporre stranissimo, in cui siamo coinvolti a distanza in un modo differente. D'altra parte, dicevo agli studenti qualche giorno fa, quando si sono aperte le prime sale da concerto, le prime grandi sale da concerto, c'è stato una sorta di cambiamento epocale rispetto alle sale dei palazzi nobiliari. Chissà che questa modalità stranissima e per certi versi anche democratica non apra possibilità nuove. Quindi non voglio rubare più tempo, ringrazio Prosseda, magari poi se più avanti nel proseguo del suo discorso accenna anche a questo, sarò molto curioso di seguirlo. Buon lavoro. Grazie. E saluti a tutti, che vi ringrazio. Ecco, grazie. Grazie a te. Beh, rispondo subito, perché è un argomento a cui stiamo arrivando in ogni caso. Cioè, effettivamente, questo vale per tutte le occasioni in cui ci troviamo a suonare in contesti diversi. Io, per esempio, ai miei allievi insegno a come si suona quando si registra un disco, che secondo me è una cosa molto diversa dal suonare in concerto. Ma anche in concerto, come ben sapete, suonare in una chiesa o in una sala secca richiede due mestieri diversi. Quindi non esiste per un musicista, per un pianista, un modo solo di fare una cosa. Esiste quella duttilità, quel sapere reagire istantaneamente al contesto in cui ci troviamo, e quindi capire la situazione e sapere subito, appunto, cambiare il nostro modo di suonare, anche in maniera a volte radicale, per essere più efficaci nel contesto in cui siamo. E questa è la professionalità. E questa professionalità vale, appunto, quando ci troviamo a fare un disco anziché un concerto in una grande sala, ma vale anche quando ci troviamo a suonare online piuttosto che non in una sala dal vivo, perché suonare online richiede a sua volta un minimo di attenzione a come noi stiamo trasmettendo il suono. Quindi evidentemente, in base a dove il microfono si è posizionato, come quando ci si registra in casa, bisogna gestire le tonalità dei colori e quindi anche la tecnica, sfruttando al meglio le potenzialità magari di un microfono sensibile, però messo magari un po' vicino perché la nostra stanza è piccola, e viceversa possiamo permetterci, appunto, di abbassare il livello in generale della dinamica, così che quando c'è un forte
anche se magari abbiamo soltanto un mezza coda, sembrerà il grande forte di un gran coda. Ecco, tutti questi accorgimenti quindi valgono per l'online. Poi c'è un vantaggio in più dell'online rispetto alla normalità dei concerti, o almeno di una parte dei concerti. Normalmente quando si fa un concerto sì, può capitare di parlare prima e dopo con chi c'era ad ascoltarci, anzi questa è una cosa molto bella che rimanda a dove i concerti erano nati, nei salotti, e che per esempio la Miata Piano Festival, per citarne uno a caso, di festival vicini a noi, ha pienamente ripreso l'idea di conoscere, di chiacchierare tra gli ascoltatori e anche con gli artisti, sorseggiando un bicchiere di vino dopo il concerto, che è una cosa bellissima secondo me, che spesso però non ci è possibile fare perché la gente se ne va, noi restiamo in camerino, poi quando andiamo via sono tutti via. E quante volte, Maurizio, ci è successo di andare a cercare un ristorante tutti da soli in una città sconosciuta dopo il concerto? Molto spesso è così, no? E ordinare online poi un room service, perché questo succede, cioè adesso a parte le battute, è vero, premettiamo sempre che non è una sostituzione questa di quello che si è fatto finora, cioè la didattica dal vivo, no, in presenza, il concerto dal vivo, è una possibile diciamo opzione che si dovrà per forza usare, perché poi dopo tutte le guerre c'è stato un prima e un dopo e c'è stato un cambiamento sociologico. E questa catastrofe di fatto micidiale che ha preso tutti noi e ci ha colpiti nei 5 continenti in contemporanea non potrà essere un blackout che poi, una volta terminato, fa sì che si ritorni a ciò che era prima, dimenticando le cicatrici che invece ci porteremo dietro. Quindi giustamente tu ti stai prodigando ad analizzare l'aspetto comunicativo, sociologico direi, poi c'è un indotto economico, perché abbiamo visto tutti nei primi giorni, no? Io per esempio ho fatto dei video di beneficenza per l'ordine dei medici, poi ho capito anche che dovevo un attimo difendere la categoria, no? Del pianista, dell'insegnante, non è che si possa vivere sulla piattaforma web, e quindi stai dando un segnale di qualità dell'online, perché l'online vuol dire tutto e niente. Ecco, quello che appunto stavo per dire è che l'online ti consente di recuperare un rapporto diretto con i fan, con gli ascoltatori. Le dirette, come conoscete, le dirette Facebook consentono di rispondere in tempo reale alle domande fatte nei commenti dagli ascoltatori, che è una cosa molto bella. Si possono anche fare, penso a fare dei concerti dove uno si ferma e chiede al pubblico che cosa ne pensate, cosa vi è piaciuto, cosa vorreste sentire. Lo puoi fare in un salotto, ma non lo fai certo alla Scala. E invece questa potrebbe diventare una bella abitudine che comunque siamo sempre noi a gestire come vogliamo noi, però che consente un'interazione prima, durante e dopo, che secondo me non può far che bene alla comunicazione. Il problema di molti ascoltatori, di molte sale, è che c'è un muro tra loro e il palco, tra loro e l'artista, sia perché non capiscono bene cosa fa l'artista, non arrivano a cogliere le intenzioni, spesso per colpa della loro magari mancata sensibilità, formazione, ma perché nessuno mi ha mai spiegato come si ascolta la musica. E quale migliore occasione per noi, che siamo quelli che poi hanno vantaggio che un pubblico capisca di più, per utilizzare internet anche per creare un ponte, spiegare come noi la vediamo la musica dal nostro punto di vista. Fare divulgazione, secondo me, non vuol dire abbassarsi ad un livello inferiore, perché il grande solista non l'avrebbe mai fatta. Forse Michelangelo non l'avrebbe mai fatta, però Bernstein era un altrettanto grande musicista che era anche un grande divulgatore. Sì. Come oggi lo sono Barenboim, lo sono Pappano, non possiamo dire che non si tratti di grandi musicisti. Conta anche un po' l'indole, c'è chi è timido, c'è chi magari non ha i mezzi. Allora c'è un altro discorso da dire. Dobbiamo imparare, forse si potrebbe anche insegnare nei conservatori, a parlare in pubblico, a comunicare anche con il corpo, con le parole, a sapere scrivere in maniera diretta. Tutte cose che lasciamo fare magari ad altri. E invece ormai il ruolo del pianista nel mondo moderno, globalizzato, è quello del comunicatore. Se noi non sappiamo comunicare, non basta saper suonare. Non mi fraintendete, non sto dicendo che non è tanto importante quanto si suona, ma è più importante saper parlare. No, se non sai suonare non va bene. Quella è la condizione sine qua non di partenza. Però molto spesso siamo stati abituati, e lo ero anch'io quando studiavo in passato, anche nelle accademie dove siamo stati con Maurizio, si parlava soltanto della performance pianistica in sé, come se fosse una cosa che poi dove la metti funziona, e non è così. E infatti
il mondo dei concorsi, altrettanto autoreferenziale come quello di alcune accademie in passato, è finito, perché la vita reale è un'altra cosa. La vita reale è comunicazione, è sapere creare, appunto, ripeto, dei ponti con chi ci ascolta, non infischiarcene. Venendo quindi all'online, una cosa molto bella, un'esperienza molto bella che ho fatto, ad esempio, è stata con Donatori di Musica, il progetto di concerti negli ospedali, che ovviamente è sospeso in questi mesi, e si è anche quello riconvertito online. Abbiamo creato dei concerti chiamati Solo per te, dove un musicista, un pianista quasi sempre, perché bisogna avere uno strumento completo, non lo poteva fare un flautista, ha fatto dei concerti per un singolo malato a casa del malato, da casa del musicista a casa del malato, naturalmente con una piattaforma di alta qualità online, che consente di trasmettere anche in stereo ad alta qualità. E però ci siamo preoccupati che i musicisti che facevano questo progetto fossero ben dotati di un microfono, ad esempio, e ovviamente ben dotati di una connessione internet e di un computer non troppo obsoleto. Quindi la professionalità oggi passa anche dalla tecnologia. Se noi decidiamo di insegnare online o anche di essere degli studenti online, come voi siete, dobbiamo essere professionali anche da studenti. Non possiamo pensare che usando un telefonino da Android o anche un iPhone sia sufficiente per trasmettere musica. Noi diventiamo radio, di fatto noi diventiamo una radio quando trasmettiamo musica online. Se io sono una radio non registro un concerto con l'iPhone, lo registro almeno con un microfono un po' buono, magari adatto a quel tipo di musica, non certo con l'auricolare del telefonino. E invece molto spesso vediamo grandi artisti che non si preoccupano di questo e quindi trasmettono cose anche su Facebook dal vivo, dove si perde molto, purtroppo, perché si perde tutto nella mancanza. Ecco, lo Zoom, per esempio, guarda, ce l'ho anch'io qua, sembra fatto apposta. Lo Zoom si può tranquillamente usare come microfono esterno e fa benissimo il suo lavoro, quindi non occorre neanche comprarne un altro. Io attualmente vi sto parlando con questo è un microfono da 150 euro, Rode, che è meraviglioso. Vi faccio vedere. Andiamo un attimo, a scanso di equivoci, non abbiamo pubblicità di marche, cose, no, eccetera, no, ognuno no. Fornisce l'esperienza, ma è solo per far capire che... Diciamo anche gli altri... Esatto, ho insistito, per esempio, lo sanno i miei allievi che ci stanno seguendo, perché registrassero anche dal telefonino, perché non si abituavano se no a suonare di cima a fondo, e quindi non potendo io essere lì in presenza e interagire subito, questa è stata una cosa che gli ha insegnato a doversi concentrare. Però è evidente che a un certo punto arriverà, se i tempi si prolungano, anche l'esigenza di una lezione e di un'interazione anche empatica, per cui se la qualità video e audio è migliore si può fare qualcosa di decente. C'è anche professionalità in questo caso, no? Questo è il punto. Sì, esatto. Naturalmente preoccuparsi, ecco, ci sono piccoli accorgimenti, per esempio se usate un computer, sia Mac che PC, nel menu delle impostazioni potete andare sulle preferenze audio e togliere la funzione, anche qui nello Zoom, forse lo sapete già usare Zoom, immagine, qui su Zoom, per chi ha il computer, potete andare sulle impostazioni audio e enable original sound, quindi si tolgono alcuni filtri, e andando sulle impostazioni avanzate dell'audio si possono togliere altri filtri, il filtro appunto contro il fruscio e il compressore automatico dei volumi. Sono filtri che però naturalmente sono già preimpostati, quindi se voi non lo sapete, magari usate Zoom al 50% delle sue potenzialità. Faccio vedere un esempio. Se io faccio un suono adesso, non so come si sente. Allora, prima ve lo faccio sentire senza i filtri, quindi come normalmente voi lo usate, se non sapete attivare. Sentite questa cosa. Ok? Adesso io metto l'original sound e diventa così. Cambia qualcosa? Io di sicuro posso dire di sì, possono intervenire anche gli altri. A me dispiace, ho tolto il microfonaggio a tutti, che ho detto potete intervenire o alzate la mano, scrivete, ma se no si creano poi rumori di fondo. Però siate liberi anche di dire di no. Un altro esperimento rapido. Allora, ora suono sempre con il microfono che sto usando. E faccio una dinamica dal pianissimo al forte, che non è male, funziona. Adesso io invece metto il microfono del computer e vedete cosa cambia. Allora, microfono del computer, ecco qua. Ah.
se voglio peggiorare, ah no, se voglio migliorare, metto il suono originale. E già abbiamo più dinamica. Ma se rimetto il microfono esterno, miglioriamo ancora. Ora, chiaramente, se chi non ascolta in cuffia magari, cioè, sente ugualmente bene, non è che non si senta proprio, però vi assicuro che per fare un concerto, una diretta Facebook o anche una lezione fa una grande differenza, quindi voglio dire, è un piccolo investimento che vale la pena di fare. Chi ha già un registratore stereo come quello di Maurizio può già collegare quello e si può rendere conto di come migliorano. Quindi piccole cose che... Lo uso per registrare delle trasmissioni radio, da oggi devo preparare dei format, insomma sappiamo bene che vabbè, ci chiedono tante cose. Peraltro una cosa che forse i ragazzi non sanno e su cui ci puoi aiutare è che anche le emittenti nazionali stanno chiedendo a noi del concertismo, lo possono confermare anche i colleghi, vedo Giovanni, Federica, insomma che ci stanno chiedendo materiale perché gli archivi stanno finendo, cioè sembrava impossibile 2 mesi fa fare un calcolo di quanta roba fosse poi necessaria per intrattenere per 24 ore la gente che vuole comunque ascoltare qualcosa, perché noi per anni, io lo dico anche da organizzatore, ci siamo posti il problema di come far venire pubblico, il pubblico che mancava, la comunicazione e altro, e poi ci siamo resi conto ora come non mai di quanta gente chieda di poter tornare ad ascoltare qualche cosa. Io peraltro sono anche in prima linea su una petizione importante e posso dire che già 2 direttori d'orchestra particolarmente famosi hanno 2 opinioni diverse pur avendo firmato la stessa petizione, cioè ok, fateci riaprire, però cioè, chi dice o dal vivo come era prima e se non niente, o chi dice vabbè, mi adatto a repertori diversi, all'online, lo streaming. Quindi qui si è capito il discorso dell'online, perché comunque se non si trova un palliativo o lo si migliora o si comincia a svilupparlo, ad usarlo, c'è tutta una filiera che poi va a morire di fame. Cioè questa è un'urgenza in cui bisogna trasformare il problema in opportunità. Dopodiché, del resto, voglio dire, negli anni 70 Glenn Gould, anzi negli anni 60, fu il primo a dire io smetto di suonare in pubblico perché non posso essere perfetto come vorrei e faccio tutto, non era online, ma era in video, in audio, per i tempi era all'avanguardia. Io vorrei aggiungere che il concerto in pubblico, il recital, come sapete, l'ha inventato Liszt nel 1839. E prima non era così, cioè, tutto sommato è un prodotto vecchio, nel senso che è un po', se vogliamo, è rimasto un po' lo stesso, no? Il fatto però di avere questi concerti nelle stagioni blasonate, dove soltanto alcune agenzie possono far accedere i loro artisti, dove l'ufficio stampa ha un ruolo molto importante, ecco, è un apparato che non è necessariamente immortale. Io penso che l'online certamente cambierà molte cose, molti equilibri, ma non necessariamente in senso negativo. La selezione si può fare ugualmente, però darà la possibilità a tutti di essere ascoltati, nel senso che il contenuto diventa più importante della forma, in questo senso, cioè anche un artista magari non famoso che però ha tanto da dire e produce contenuti di alta qualità può essere più facilmente notato grazie ai social media, mentre magari nel vecchio mondo senza l'online, se non aveva i contatti giusti per entrare in una grande agenzia non avrebbe mai avuto una chance di essere scoperto. In questo senso, quindi, insomma, ci sono anche aspetti positivi e anche una speranza per tutti. È più democratico internet del vecchio sistema. Chiaramente c'è anche il rischio di perdersi in un mare magnum, di essere uno dei tantissimi che molto spesso sono proprio anche persone dilettanti, senza alcuna professionalità, invadono il web. Però lì sta a noi saperci distinguere. E chiaramente sapere comunicare le nostre qualità, perché se non facciamo nulla, se diamo un'idea di qualcosa di vecchio, di noioso, già dal modo con cui noi comunichiamo. Faccio un esempio. Allora, cari ragazzi, io sono molto contento oggi di incontrarvi. Mi piace molto parlare di quali sono le opportunità che oggi potremmo incontrare con la tecnologia. Ecco, se io comincio così, voi vi addormentate. Meno male che vi addormentate.
Dobbiamo finirla di fare i musicologi, con tutto il rispetto per i musicologi, perché anch'io sono mezzo musicologo, nel senso che sono laureato in musicologia, però l'atteggiamento che purtroppo ancora oggi a volte caratterizza solo alcuni dei musicologi, ma quelli bravi in realtà non hanno bisogno di questo, è un'apparenza di qualcosa che deve a tutti i costi allontanare l'ascoltatore, anche nel tono di voce, anche nel modo in cui appunto espongono magari concetti molto molto intensi, molto articolati, però in un modo che automaticamente rischia di far cadere l'attenzione. Sapere tenere l'attenzione, sapere gestire quindi la tensione della comunicazione è professionalità, è una parte del professionismo, anche se siete pianisti. Io posso suonare la stessa cosa in maniera noiosa o non noiosa. Allora, questa è un'esecuzione corretta, professionale, ma inutile, noiosissima. Io non vorrei mai suonare così. Se vi è piaciuta, mi spiace per voi. Ora magari la prossima non vi piace, però io questa roba la suonerei almeno così. Voglio dire, c'è sempre qualcosa che succede, anche che non ti aspetti, ma la musica è vita, ragazzi, non è morta, non siamo all'obitorio. Molto spesso, quando si parla di musica, sembra di parlare di cadaveri. Invece, anche se facciamo un'analisi musicale, armonica, strutturale, non deve essere una vivisezione, no? Cioè, non deve essere... non siamo medici legali noi, no? Siamo artisti, quindi la musica la viviamo, la condividiamo, la mettiamo in vita, non la guardiamo sotto una campana di vetro su un lettino operatorio. E molto spesso la vecchia generazione anche di musicisti invece viveva di rendita, tanto comunque c'è un sistema che ti fa suonare, allora bisogna essere seriosi, bisogna tirarsela un po' se possibile, e avere questo atteggiamento sempre un po' così serio, perché stiamo parlando di cose serie, di musica che richiede intensità e concentrazione. Che è vero, ma non è che se io sono un po' più rilassato con la mia faccia, e magari se vi guardo un po' più negli occhi e se cerco di tirarmela un po' meno, non è che io riduco la mia qualità musicale. Se so quello che voglio dire, lo dico meglio. Il punto è che molto spesso noi scambiamo il mito del grande musicista con la sostanza. La sostanza non è appunto soltanto il fatto di avere un volto accigliato o di doversi mettere un frac, ovviamente, no? Io penso, ecco, che questa rivoluzione ci farà riflettere anche su questo, su come la forma si possa anche modificare e non debba mai limitare la comunicazione della sostanza, ma la sostanza ci deve essere. Io sto scrivendo un libro, come dicevo prima, finalmente, su come suonare il pianoforte, fondamentalmente, un metodo di studio, e in realtà mi è un po' scappato di mano, perché la prima parte, che doveva essere una prefazione, riguardava l'oggetto dello studio. Se noi facciamo qualcosa, suoniamo il pianoforte, dobbiamo sapere che cos'è, in cosa consiste il nostro studio, cos'è che suoniamo, quindi il cosa. Ecco, io vedo ancora oggi che molti, anche grandi insegnanti, non si soffermano ancora abbastanza sul che cosa, cioè loro ti insegnano a come suonare, a come risolvere il passaggio, a come si fa un bel suono, a come si fa un legato, ma come se fossero cose a sé stanti. Non esiste il legato buono o cattivo, è un legato adatto a rendere un'idea interpretativa, cioè il cosa. Se noi non lavoriamo su che cosa stiamo dicendo, su qual è l'oggetto della nostra comunicazione, poi non importa se usiamo o non usiamo Facebook, se stiamo collegati col microfono o senza microfono, quelle sono comunque cose successive. Quindi io penso che questi mesi di silenzio del live e dell'online possano essere un'occasione per approfondire chi siamo noi, cos'è la musica, perché suoniamo, cosa abbiamo da dire attraverso la musica e se veramente vale la pena per chi ci ascolta o per noi stessi fare quello che facciamo. Allora fatevi questa domanda, che non fa mai male. Io non ho risposte fisse, anzi me la faccio ogni giorno questa domanda: cos'è la musica, perché mi piace, cos'è che veramente io faccio quando suono, cos'è che io voglio trasmettere agli altri. Ho sempre risposte diverse, però è importante farsela. Poi su come suona, su come avere successo, su come diventare ricchi,
Quello è, ne parliamo dopo, e non occorre neanche, poi che cos'è il successo? Non è fare soldi, il successo non è avere la gente importante o suonare tutti gli anni alla Scala, il successo è qualcos'altro, è essere allineati con noi stessi, è star bene con noi stessi perché ci piace quello che facciamo, e per piacerci la musica dobbiamo averla compresa a fondo, quindi averla studiata e averla vissuta. Scusate, fine della predica. No, ma anzi, grazie. Io, tra l'altro, ho detto adesso: non abbiate paura di chiedere curiosità, informazioni, eccetera. Non esistono domande stupide, No, semmai sono anzi. le risposte che. Però adesso volentieri vorrei anche sentire delle opinioni, anche perché mai come in questo caso, didattica e musica dal vivo e concertismo hanno dimostrato di essere complementari. Cioè, in questo momento si è affermato tutto nello stesso tempo e siamo impossibilitati a trasmettere qualche cosa. Peraltro, mai come ora, la differenza fra dilettantismo e professionismo si è vista proprio sull'online, no? Perché tutti hanno cominciato a pubblicare di tutto praticamente anche sul web e io ho sempre rivendicato il fatto, non so se sei d'accordo, Roberto, che anche il dilettante che si diletta a fare una cosa, ma non è detto che debba farla male, la può fare bene, quindi capacità di microfonaggio, capacità di curiosità. C'è stata una polemica feroce dopo il concerto dei Berliner Philharmonic a parti reali in 15 musicisti. Io ho seguito questa quarta di Mahler, non c'era solo Mahler, ma insomma diretta da Petrenko, e tutti hanno detto: vabbè, però i Berliner hanno una sala stupenda, mezzi di registrazione inarrivabili, così è facile, non tutti se lo possono permettere. Ora, fra quella, la Digital Hall di Berlino e il cellulare scassato, c'è una grande via di mezzo, soprattutto da parte dei professionisti, penso anche ai didatti che in questo momento, insomma, sono fermi, possono anche fare una sorta di investimento, anche perché nessuno di noi sa quanto andremo avanti con questo problema. Cosa ne Sì, pensi? ecco, io su questo, parlando anche di cose pratiche, la didattica, per esempio, molti dei nostri colleghi sono disperati. Guarda, non lavoriamo più, devo vendere lo strumento, non ho più soldi, non è giusto che io devo fare i concerti e non me li fanno fare più neanche online, non mi pagano più. Allora, è giusto recriminare i nostri diritti, ma siamo sicuri che sia un diritto per noi fare concerti? Cioè, ce lo siamo veramente meritato? Magari abbiamo solo avuto la fortuna di essere invitati. Allora, la vera vittima non siamo noi, ma è il pubblico. E noi possiamo soltanto aiutare il pubblico a non essere in astinenza da musica. Come? Con i mezzi che abbiamo, evidentemente da casa. E allora, un'altra possibilità, per esempio, molti si lamentano: ah, non ho più i miei allievi, le lezioni private. Ma le lezioni private le puoi fare come prima, anzi, più di prima. Per me, io vi dico, non ho mai avuto molto tempo per le lezioni private. Ultimamente io da un anno ho riconvertito, cioè ho aggiunto per i miei allievi di Musica Felix la possibilità di fare lezioni online tra una e l'altra, magari quando non avevano potuto prendere l'aereo, erano ammalati, anziché perderla, si faceva comunque online. E quindi sono 2 anni che ho sviluppato una tecnologia, ho sviluppato con persone, con i tecnici con cui collaboro, una tecnologia per fare lezioni online, calibrando il segnale internet sulle esigenze di un musicista classico. E io ultimamente, io tuttora, avendo più tempo, è vero che ho meno concerti, quindi ho avuto una perdita ovviamente per i cachet non presi, però ho molto più tempo per insegnare e sto facendo molte lezioni online ad alto livello. Vi faccio vedere una cosa. Io qui cambio adesso telecamera. Ora questa è finora la telecamera del computer. Adesso passo alla mia regia. Quindi abbiamo qui Studio la telecamera. televisivo hai fatto? Ah no, Fatto la piccola regia, niente di che, però abbiamo, posso anche avere una sorta di piccolo mixer, questo è il totale. Poi cosa c'è qua? Vediamo. Ecco, questa è la tastiera, vedete? E poi c'è, volendo, anche la partitura che io posso far vedere. E poi posso fare, la quarta telecamera non è attaccata, ma era collegata ai pedali. Quindi quando faccio lezione faccio vedere pedali, partitura. Questo lo faccio anche quando faccio delle conferenze online. Però bisogna essere professionali. Sapete quanto ho speso per tutto questo? 350 euro. Ecco, non ho speso migliaia di euro. Abbiamo la fortuna in questi ultimi anni di avere dei prodotti di alta qualità che costano molto meno. Guardate che le telecamere sono due iPhone, cioè l'iPhone, un telefonino va benissimo come telecamera, si può collegare tranquillamente. Anzi, funziona meglio delle telecamere di qualche anno fa, che costavano molto di più. Viceversa, anche la tecnologia, appunto io.
sto sperimentando, ormai è pronta per uscire, per essere a disposizione di tutti, una piattaforma nuovissima per cui si sente il pianoforte senza nessuna compressione e funziona anche quando si ha una connessione video molto lenta perché va a ridurre la qualità del video mantenendo l'audio elevato anche con chi si collega magari senza avere una DSL o con un telefonino che non è 4G. Quindi ci si può veramente ingegnare e anche a livello economico per un insegnante che magari vive in un paese di provincia o comunque non ha accesso a tanti allievi privati locali, si può creare un mercato mondiale perché io ho molti allievi cinesi, australiani, giapponesi e americani che mai avrei incontrato se non ci fosse stato il lockdown. Loro non potevano più fare lezioni con i loro insegnanti, hanno trovato un po' su Facebook. Mi hanno chiesto di fare delle lezioni e alcuni stanno andando avanti e devo dire anche progredendo molto. Poi la funzione di registrare le lezioni è molto importante perché se l'allievo si registra in automatico si può andare a riguardare la lezione. Questo io lo consiglio sempre quando fate lezioni d'accordo con il vostro insegnante, anche dal vivo. Gli allievi che si registrano sono quelli che poi progrediscono di più perché si riascoltano. Non è tanto di riascoltare la lezione, ma di riascoltare voi stessi, di rendervi conto, se vi guardate nel video ancora meglio, quali erano i motivi magari di un errore che facevate, vi vedete come mettevate la mano, quindi ragionate, è come se faceste lezioni a voi stessi. E tutto questo con le lezioni online è più facile, avere un archivio di registrazioni video delle vostre lezioni da poter riguardare e quindi poter migliorare anche in quel modo, facendo lezioni a voi stessi in un certo senso. Perché la lezione a distanza è anche la lezione con noi stessi. Cioè, noi ci riguardiamo sul video e di fatto facciamo lezione a distanza, perché non siamo più gli stessi del video, a quello che eravamo noi la settimana scorsa. E vi assicuro che questo è il modo con cui io tuttora lavoro da sempre. Quando io preparo un disco, mi registro, ma tante volte e anche lì non col telefonino, in modo da avere un suono con delle sfumature molto chiare, e su quelle sfumature, riascoltandomi, costruisco la mia interpretazione. Con continui aggiustamenti, tentativi, facendo la stessa cosa in 3-4 modi diversi, però se non avessimo la tecnologia e una capacità di riascoltarci degnamente, è chiaro che se io mi riascolto con l'altoparlantino del telefono, molte sfumature non le colgo. Mi colpisce per esempio molto spesso di giudizi sommari dati anche sulla qualità del suono di un disco di gente che l'ha ascoltato con l'altoparlante del computer. Cioè, per me è una cosa Lo abbastanza fanno incredibile. anche dei critici molto famosi, purtroppo, Sì. questo Lo lo so. sappiamo. Tra l'altro vedo la mano alzata di una. Siete vicini ma distanti, perché a Prato forse ora vi potreste incontrare, che c'è l'amico Giovanni Nesi, Ciao Giovanni. che ha Ciao Roberto. alzato la mano, quindi siccome di solito dice cose particolarmente sensate, allora intanto ciao. Giuro. No, intanto saluto Roberto e Maestro Crosseda, siamo tra l'altro concittadini, però sul vedersi temo, Maurizio, che ancora le restrizioni, non vorrei fare pubblicità poi ingannevole, però ancora Ah, è mi si vero, sa si può. è concesso, Agli quindi amici no, è non vero, vabbè. siamo parenti siamo purtroppo. congiunti. Però insomma, no, io approfittavo invece della bella opportunità di avere qui Roberto, che ci ha illustrato qualcosa in cui lui veramente è un fuori classe e ci dà tantissimi spunti di riflessione, per fargli una domanda un po' inversa, ovvero in una società in Italia, penso, ma insomma più in generale in un mondo in cui diciamo stiamo assistendo, soprattutto penso a qui in Italia, a una certa difficoltà nel trasmettere la musica, soprattutto alle nuovissime generazioni, no? Penso al sistema educativo di base, che sotto certi punti di vista sarebbe senz'altro da ampliare e comunque da rivedere, come diciamo l'aspetto del social, mi passate il termine apparenza, che non è proprio giusto, però è incluso in questo, quindi anche l'aspetto, il sapersi porre anche visivamente, no? In un mondo in cui l'immagine è al primo posto. In un certo modo, come questo non possa costituire il rischio e talvolta magari mettere quasi in secondo piano il vero protagonista di quello che poi noi facciamo, che poi è la musica, ovviamente, come lo sappiamo. Quindi noi la rendiamo vendibile e nel mondo attuale, come giustamente dicevi Roberto, queste cose ci sono e sono fondamentali saper gestire
la multimedialità e saper gestire anche tutto quell'aspetto lì. Ecco, non c'è un po' il rischio che talvolta invece il vero protagonista, cioè la musica, e quindi veramente il nostro lavoro, no? Fino nel profondo, quello anche di analizzare e di riprodurre e di interpretare un capolavoro scritto 400 anni fa, passi un po' in secondo piano rispetto all'imminenza del messaggio molto diretto, che è quello talvolta esteriore. E secondo te, se c'è questo, come si può fare per intervenire in qualche maniera? Allora, la domanda è molto interessante, però è una domanda che è stata infatti posta negli ultimi 50 anni, perché il problema non è sorto ora. Cioè, perché voi pensate che chi va a sentire Yu Zhaowang vada a sentire perché lei è una fantastica pianista? Forse qualcuno, ma la maggior parte perché si veste in un certo modo ed è una bella donna che insomma, è attraente per chi la guarda. Voglio dire, ognuno, anche Michelangelo nel suo ascetismo, comunque aveva un look molto curato e certamente esercitava un fascino anche nel modo con cui lui si presentava, nella cura che aveva anche nel pettinarsi o nell'aggiustarsi il polsino del frac. Voglio dire, attenzione, cioè, chi ha detto che questo è un problema di ora? È un problema reale, ma c'è sempre stato. Ma c'è sempre stato anche ai tempi di Mozart, non soltanto adesso. Il culto della personalità dell'interprete, in realtà, da un lato è un fatto ovviamente umano e positivo, però dall'altro ultimamente è veramente stato, secondo me, esaltato eccessivamente. Io sogno, l'ho già detto tante volte, una stagione in cui non siano scritti i nomi degli interpreti, ma solo quelli degli autori. Perché io vado a sentire Beethoven, non vado a sentire Pollini che suona Beethoven. Invece ormai si va a sentire il grande nome, poi cosa suona che importa, tanto vai a vedere perché è lui. Questo invece un po' di umiltà su questo farebbe bene a tutti, no? Questo è un po' colpa anche del marketing, delle case discografiche, delle riviste, della società dei concerti che puntano sullo star system, come se la star non fosse Mozart o Chopin, ma fosse appunto Lang Lang o Lola Stanova. Poi sta a noi, nel modo con cui noi scegliamo di comunicare online o anche dal vivo, decidere se diamo la priorità all'immagine o alla sostanza. Per esempio, io mi diverto molto a parlare di concetti complessi in un format assolutamente, diciamo così, apparentemente poco serio. Che non so se conoscete le dirette che facciamo il lunedì con mia moglie, Casa Prosseda, che è un po' una... cioè, comincia con la sigla di Casa Vianello. Però in realtà parliamo di cose molto complesse, ma lo facciamo prendendoci in giro. Però parliamo, voglio dire, di analisi armonica finalizzata alla tensione drammatica. Parliamo di come una sesta napoletana può essere resa in tre modi diversi in base allo stato d'animo. Cioè, parliamo di cose di cui normalmente nessuno parla in realtà, ma lo facciamo come se fossimo in una specie di piano bar. Citando anche un po' di omaggi al cabaret della sitcom di Casa Vianello, eccetera. Perché non si può parlare di concetti alti in maniera appunto così domestica? Secondo me sì. E curiosamente, noi non lo facciamo per avere i numeri, nessuno ci paga per fare questo, non abbiamo sponsor e non ci arricchiamo se facciamo tanti numeri, però ho visto che in un giorno questi video che durano un'ora, dove rispondiamo alle domande di chi ci ascolta e suoniamo ovviamente un po', prendono, ieri hanno avuto 3.000 visualizzazioni in un giorno, ma se io invece metto un video in cui suono una sonata di Beethoven magari faccio 300 visualizzazioni. Quindi questo dimostra che funziona di più un approccio interattivo e poi sta a noi decidere cosa fare con quell'approccio interattivo. È chiaro che questa è una scelta, no? Ognuno sceglie il modo con cui vuole comunicare, con cui vuole apparire. Ma io non penso proprio che se io mi presento con il broncio parlando in maniera soltanto molto seriosa di cose serie, non penso che io sarei più interessante o più profondo di quando invece parlo magari come se foste i miei fratelli o cugini. Sono figlio unico, tra l'altro. Certo. Anche quello.
Oh, fra l'altro vedo che il direttore ha un impegno alle 6 e ci voleva salutare, però siccome c'è una domanda molto pertinente di uno studente che non è mio ma è una persona molto cara, ciao, la leggo qua e Dario sì, è sempre pertinente. Leggendo anch'io, sì. Lascerei a Renato Meucci il suo saluto perché va a lavorare per tutti noi, così ho capito, in privato mi ha scritto, quindi intanto grazie di essere stato con noi. Però mi piacerebbe che poi tu rispondessi a Dario anche o a chi vorrà interloquire ancora, chi stare ancora sì, con noi. Io vi ringrazio. Tra l'altro saluto tutti i colleghi che vedo e che, con i quali spero poi avremo un'occasione sabato, vi mando un messaggio. Volevo ringraziare Prosseda, purtroppo proprio nel momento che inizia a interessarmi di più, perché da semiologo quali sono e come è la mia formazione, quello che sta dicendo Prosseda è forse la parte più interessante, che riguarda, può darsi anche addirittura un cambiamento di repertorio che arriverà con questo tipo di approccio che mira alla complessità ma porta in una maniera, posta in una maniera gradevole e interattiva. Sono proprio molto interessato a questo argomento e mi dispiace perché ho fissato un altro incontro online, un'altra teleconferenza. Dunque, grazie a Prosseda, ci sarà altra occasione, grazie a tutti i presenti, vi saluto e complimenti per questo appuntamento. Ciao a tutti. Grazie a lei, arrivederci. Ciao. Invece Dario, giustamente, perché mi fa piacere che sia passato il concetto che la tecnologia tutto sommato è abbordabile, non voglio dire per tutti, ma quasi per tutti, però lo strumento per noi pianisti, questo è un bel problema. Io peraltro lo sto vivendo, te lo confermo Dario, perché dei vari, cioè, uno rimane bloccato nel lockdown in una sede anziché un'altra e il mio fazioli gran coda è bloccato da un'altra parte e volevo fare dei video, delle cose così, non ce l'ho in questo momento, però io sono già fortunato perché prima o poi lo potrò recuperare. Lui giustamente scrive quello che avrete letto forse, no, in chat di gruppo. Sì, ma certo, questo oggettivamente, però questo è un discorso veramente transitorio perché, per esempio, che io sappia, da ieri gli accordatori possono spostarsi in regione. Quindi già il discorso del pianoforte non accordato è forse un'emergenza finita. Comunque io mi ero attrezzato, mi ero fatto arrivare da Amazon una chiave, quindi gli Unison li ho potuti sistemare, anche se non sono un accordatore. E sconsiglio di accordarvi da soli il pianoforte perché ci vuole una tecnica particolare, se non rovinate le caviglie e rischiate di fare danni. Però oggettivamente, voglio dire, sistemare un unisono è qualcosa che si può fare. No, però forse dice Dario, noi tra l'altro Livorno ha fatto un investimento importante e io ringrazio anche tutto il consiglio di amministrazione perché arriverà, cioè era già pronto, sarebbe stato spedibile, era sul camion il gran coda e il gran coda Fazioli nuovo eccetera, e però in questo momento i ragazzi, molti di loro studiano in conservatorio e ci sono strumenti comunque accettabilissimi, non voglio dire tutti di grande pregio ma accettabili. Se il lockdown si prolunga, credo di aver capito questo, Dario dice, ma io cosa posso fare anche per esprimermi, magari anche con un online tecnologicamente ben equipaggiato, ma la mia prof, severissima, però questo non c'è scritto, ma io lo so che Federica è puntigliosissima nelle lezioni, dice comunque si ritrova sempre il mio Petrov, purtroppo modesto. È vero, questo è un problema, no? Beh sì, questo posso dirvi però, allora, ovviamente non possiamo trasformare un Petrov in un Fazioli, purtroppo questo la tecnologia non lo consente, però, quindi premesso che alcune cose non le possiamo cambiare, almeno al momento, dobbiamo capire qual è il modo migliore di approcciarle, è inutile lamentarsi che abbiamo un pianoforte brutto. Comunque io ho Yamaha C3, non è che questo sia un Fazioli, però voglio dire, ce lo facciamo bastare, ecco. Vi posso dire che girando, su questo Maurizio potrà confermarlo, è il fatto che io ho imparato appunto a saper suonare, ecco, e questo è anche professionismo, saper suonare molto bene su qualsiasi pianoforte. Io per esempio, non, ovviamente è giusto pretendere il massimo, è ovvio che un pianoforte bello, nuovo, performante, con la meccanica perfetta, ti mette in condizioni ideali. Però è anche sbagliato pensare che se non hai quello che volevi tu suonerai male. Se tu suoni male su un pianoforte che non è perfetto, il problema è tuo, non è del pianoforte. No, infatti Richter... Sì,
che voleva il pianoforte peggiore quando ne provava due, no? Allora, l'approccio semmai è il contrario, cioè, caro pianoforte, poverino, sei così malmesso, non ti accorgono da una vita, vediamo cosa posso fare io per te, voglio tirar fuori il meglio che tu hai, io lo so, caro pianoforte, che tu puoi suonare bene, c'è uno Steinway, c'è un Fazioli nascosto dentro di te, anche se non si vede, io te lo tirerò fuori. Questo è un approccio bello, cioè vediamo quanto riusciamo a dimostrare che quel pianoforte è bello. E la bellezza è negli occhi di chi guarda, no? La bellezza siamo noi che la mettiamo al pianoforte, non è che il pianoforte è bello o brutto, siamo noi che lo rendiamo bello o brutto. E se voi pensate che state suonando il pianoforte più migliore del mondo in quel momento, vi assicuro che lo suonerete meglio. Se invece voi pensate, ma che schifo di pianoforte mi tocca suonare stasera, suonerete male voi, cioè siete voi che vi lasciate imbruttire dal pianoforte. E quindi è questo il problema, vogliamo come dicevo all'inizio, dobbiamo essere noi a decidere come sfruttare lo strumento. Il pianoforte, ripeto, è uno strumento, è un tool, non è il punto d'arrivo, non è un altare. Il pianoforte è uno strumento tramite cui transitano le nostre idee, le nostre energie. Non deve essere una barriera il pianoforte che non le fa transitare. Se noi decidiamo invece che il pianoforte è una barriera, è un ostacolo per noi, siamo stati noi a deciderlo. Ci diamo la zappa sui piedi in questo modo. Io ricordo uno dei primi concerti che ho fatto in Uzbekistan, lo racconto sempre, era su un vecchio Blutner senza pedaliera, cioè mancavano proprio i pedali e i tasti rimanevano abbassati. Quindi suonavo, ogni tanto facevo, tiravo su un tasto appena potevo perché altrimenti... E il fatto di avere però detto, va bene, a questo punto non farò un concerto da mandare alla radio, però vediamo cosa posso fare per questo pubblico che comunque era abituato ad ascoltare quel pianoforte, quindi dovete anche pensare che il pubblico di solito è abituato ad ascoltare quello che c'è. E, insomma, quindi anche qui un po' di, come dire, di modestia, cioè di meno narcisismo e più pensare in maniera altruistica cosa noi possiamo dare agli altri tramite il pianoforte. Non dico cosa dobbiamo pretendere per forza perché siamo i migliori, non è così. No, vabbè, ma infatti è successo il tipico negli anni che anche da organizzatore mi trovavo a invitare magari pianisti importanti che ti chiedevano, parlando di calendario di data, quanto sarebbe stato accordato il pianoforte, qual era l'effettiva risonanza dell'alone della sala o cose che hanno sterilizzato poi il contatto col pubblico di cui parlavi prima. Questo è evidente, cioè un conto è la fisicità del suono. Poi, nello specifico, a me dispiace sempre quando qualsiasi allievo più o meno dotato debba studiare su strumenti scadenti, e questo lo sappiamo, tant'è vero che poi alla fine ci stiamo anche prodigando al di là dell'online per far sì che le scuole e i conservatori ritornino ad essere delle scuole di alta formazione, come direbbe la parola AFAM, e non di intrattenimento, di babysitteraggio o anche adult sitteraggio, in cui però non si considera il concetto di eccellenza qualitativa. Quindi l'eccellenza qualitativa vale per chi è più o meno dotato e vale anche per gli strumenti che poi avremo a disposizione. Tant'è vero che in questo mi sento di dire Livorno è all'avanguardia perché un investimento l'ha fatto. E qui non è il problema adesso nell'immediato. Io mi auguro che si sblocchi qualcosa anche prima di settembre, anche perché con te avevamo 4 incontri previsti o 5, non ricordo, insomma, che vorremmo fare poi di persona perché c'è un'empatia, questo l'abbiamo detto subito, dal vivo che l'online non dà. Il problema è che in questo momento io mi sento dire, anche con la proposta che ho lanciato che è finita sulla stampa nazionale come organizzatore, da dire va bene, sblocchiamo i soldi dei consigli di amministrazione, scritturiamo degli artisti, li paghiamo anche se non c'è pubblico e poi mettiamo streaming, filodiffusione, qualche altra cosa, mi trovo un sacco di colleghi che dicono no, preferisco morire di fame, e io a quel punto non ci posso fare niente se non chiamare altri colleghi che vogliano aderire. Sì. Voi, diciamo, alcuni di voi che frequento quotidianamente, per fortuna sono fra questi, cioè la seconda parte. Vedo che c'è Mattia Petrilli che vuol fare una domanda, quindi sì. Saluto volentieri. Dove sei? Eccoti. Buongiorno a tutti, buonasera. Anzi. Buongiorno. Io sono docente di flauto, e volevo fare una domanda o comunque fare una riflessione su una questione. Allora, nella mia esperienza io posso continuare a insegnare appunto attraverso internet, l'ho sempre fatto già da diversi anni attraverso una piattaforma che si chiama Play With A Pro.
ogni tanto sono un po' in imbarazzo nel farlo e nell'essere pagato poi per insegnare, perché dall'altra parte ho allievi da Cina, Giappone, Taiwan che hanno magari computer o connessioni molto difficoltose, quindi anche la condizione della lezione non è ottimale. E, insomma, ogni tanto mi trovo effettivamente in difficoltà, però mi rendo conto che è uno strumento molto utile, perché appunto c'è una connettività internazionale importante. Poi c'è la mia attività orchestrale, vabbè, quella per adesso me la posso sognare. Ci sono varie proposte, c'è questa proposta di Franceschini, ci sono varie proposte da tanti direttori artistici anche in Germania di fare concerti in streaming, quello dei Berliner che comunque ha suscitato polemiche. Ricordiamoci che però i Berliner chiedono un abbonamento per poter assistere ai concerti, gli ultimi credo fossero a titolo gratuito. E qui mi ricollego poi alla, diciamo, all'attività concertistica individuale. Spesso faccio recital, concerti, eccetera, eccetera, come li facciamo tutti. Mi sono posto in questi giorni la domanda, appunto, fare dei concerti su internet può essere importante per la divulgazione, può essere un modo per anche pubblicizzare la mia attività, eccetera, però a un certo punto penso, per una questione di nostra così dignità di mestiere, eccetera, eccetera, dovremmo chiedere anche un biglietto di entrata per accedere a questa cosa. Io mi sono perso la prima parte del collegamento. Io penso che sia una cosa molto importante. Quello che i politici in questo momento stanno evidenziando trovo sia un pochino pericoloso, perché andrebbe a vantaggio di pochi, delle grandi associazioni, dei grandi festival, delle grandi orchestre, coloro che sono per me una divulgazione importante di grande livello, però sarebbe un po' la morte clinica per tutti gli altri. Io penso allo streaming di Berliner e chiaramente lo seguo, sono abbonato da anni e i concerti sono di grandissimo livello. Poi penso allo streaming, mi dispiace fare un nome, ma credo che insomma, del Carlo Felice di Genova, e mi faccio delle domande, perché chiaramente non è la stessa qualità e quindi anche poi il pagare un biglietto, chiedere un biglietto, e poi lo faccio anche, un discorso che faccio anche a livello individuale, insomma. E mi piacerebbe sentire le vostre opinioni. Grazie. Sì, ci sono tanti argomenti interessanti. Il discorso di suonare e essere attribuiti ovviamente merita approfondimento. Ora, purtroppo ho pochi minuti perché tra poco ho un'altra cosa con New York, ma posso soltanto dire che io, al contrario, sono in imbarazzo quando vengo pagato. Nel senso, ovvio che è una professione che ha richiesto investimenti e che richiede grande studio, quindi è ovvio che ci sia una retribuzione, però non mi torna il fatto che, perché io non suono, per me non è un lavoro, non è una professione, è un gesto d'amore, cioè, voglio dire, invece il fatto di dover suonare perché ti pagano è qualcosa che ancora non mi torna. Detto questo, non ho risposto alla domanda, posso dire però che è possibile ora, anzi c'è chi lo fa, poter fare concerti online riservati a chi acquista un biglietto. Anche Facebook ha da poco reso possibile le dirette a pagamento. Esiste un canale, anzi, che vi segnalo qui in chat, a cui io mi sto per iscrivere, tra l'altro, perché lo trovo interessante, il canale Patreon, che è una sorta di YouTube. Aspetta, ho sbagliato, vediamo come si fa a mandare, aspettate, ecco. Posso farlo io? No, ecco. Questo è uno YouTube a pagamento. Cioè, io ho conosciuto in Messico il fondatore, che è un musicista che faceva concerti con una band e poi si è accorto che tutti i soldi che guadagnavano li spendevano per pagarsi le spese delle tournée, dell'ufficio stampa, dei dischi, eccetera. E però avevano migliaia e migliaia di fan.
Hanno pensato, perché non facciamo i concerti direttamente online? Ci facciamo una piattaforma e 5-6 anni fa hanno creato Patreon, che è come YouTube, però gli abbonati al tuo canale sono solo quelli che ti pagano l'abbonamento, da $1 al mese in poi. E c'è gente che paga $100 e questi, c'è gente sconosciuta, cioè musicisti come noi, ma molto meno noti anche di noi, che guadagna $10.000 al mese perché ha i suoi 1.000 fan affezionati. Che per vedere in esclusiva i loro concerti online o le loro dirette o i loro tutorial pagano $10 al mese, che non è molto se ci pensate, no? E quindi a questo punto si rovescia il discorso: non siamo più noi ad essere impiegati di un sistema, dipendenti da ciò che decide il direttore artistico di quel teatro, se ci invita o no, andare lì a pietire un invito, ti prego, mi fai suonare. Diventiamo noi ad avere, come dire, il controllo della nostra vita artistica, decidere noi cosa suoniamo, per chi, in quale forma, quando, e chi vuol sentire esattamente noi e quello che noi proponiamo ci segue. Mentre spesso, quindi, abbiamo, come dire, ridotto le distanze tra noi e il nostro vero pubblico, che magari è lì e non sa che noi esistiamo, e noi non sappiamo che il nostro pubblico è lì perché non l'abbiamo ancora raggiunto. Quindi, con internet, superare le barriere ci consente di avere, ecco, magari, no, io ho, non lo so, 10 fan in ogni città, faccio per dire. Però suono in, non so, 50-60 città all'anno. Con internet, se io ho 10 fan in ogni città, ma le città sono 200.000, avrò 2 milioni di fan. Internet ti consente questo, no? Quindi non so se questa è una risposta interessante, però certamente c'è un modo con internet di anche quantificare una retribuzione adeguata al lavoro che facciamo, anche però, anche qui occorre farlo in maniera professionale. E anche l'insegnamento online è giustamente retribuito. Anche qui, un conto è fare l'insegnamento online con l'iPhone messo lì a caso, un conto è avere una regia, quattro telecamere e tre microfoni. È evidente che è diverso. Quindi, più vogliamo essere degni di essere, come dire, all'altezza della situazione, più sapremo anche trovare il modo di una gratificazione anche economica. No, ma io sono. Posso Sì, fare no, perché dobbiamo lasciare andare il maestro che sì, effettivamente avevamo scusate. detto 40 minuti, però no, volentieri, una cosa molto breve, poi lo Vai, dobbiamo salutarlo. l'ultima, vai, l'ultima. Anche io mi imbarazzo a essere pagato, mi imbarazzo se volessi fare un concerto online e chiedere un biglietto, però penso che sia una riflessione che prima o poi andrà fatta, perché Sì, poi ma ci sono, diciamo, no, ma delle. ci sono già biglietti online, c'è già la possibilità di vendere un biglietto e di suonare soltanto per chi ha pagato un Tra biglietto. l'altro, il fattore di coscienza propria credo che poi in una bella conversazione ci potrebbe mettere tutti d'accordo, Mattia. Qui il problema è, parla uno che ha sbloccato un consiglio di amministrazione proprio per far capire che l'artista va pagato e non può aspettare il marzo del 2021. Quindi anche Roberto è perfettamente d'accordo su questo. Facevamo una distinzione fra la motivazione emotiva, emozionale, di coscienza. E il discorso invece contingente di un'emergenza di cui non vediamo una data di fine, purtroppo, perché adesso speriamo tutti che vada tutto a posto, ma da qualche parte bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica al fatto che noi stiamo lavorando anche per il conservatorio, tutti noi stiamo facendo lezione. Io ieri ho inviato tutta la lista anche dei giorni degli scambi, sono disponibili, lo sanno gli allievi 24 ore su 24, come tutti noi. Punto B, Certo. l'artista deve comunque difendere il fatto che finora ha fatto un mestiere, dopodiché sarà la società. Credo che su robertoprosseda.com si possano anche avere informazioni su tutte le piattaforme innovative, ciò che lui sta facendo, il maestro, costantemente. E sono dei servizi che alla fine non per forza devono mettere tutti d'accordo, ma di sicuro sensibilizzano il fatto che siamo una categoria di competenze e le competenze in qualche maniera andranno retribuite. Insomma, ce lo facciamo tutti anche per difendere non solo il nostro proprio lavoro, ma un indotto generale. Cioè, è evidente che se non faccio il concerto anche senza pubblico, ma non ho l'online, non pago l'elettricista, non pago il video operatore, l'audio operatore. La maschera che bene o male mi dia la sicurezza e qui insomma io vedo che stamattina anche conferenza stampa Arena di Verona rimandano tutto al 2021, faranno, dicono qualcosa nel 2020, ma non sanno dirci cosa e quando. Punto. Per questo la riunione di oggi di cui sono particolarmente grato
a Roberto è fondamentale anche per suscitare la voglia nei ragazzi di continuare a studiare. Cioè, sappiate che sarete voi poi, al di là adesso dei casini vari che ci sono stati nei concorsi online, le cose, i like, tutto quello che è il meglio e il peggio del web, e lo abbiamo visto in questo periodo, però dovete continuare a profondere delle energie per una passione importante. Quindi noi in fondo ci siamo noi docenti, ci sono docenti più o meno avveniristici, sperimentalisti, la soluzione perfetta non esiste, ma è evidente che il cambio epocale fa parte della società. È successa una cosa che nessuno poteva prevedere. Quindi grazie Roberto. Grazie a voi. Comunque, grazie a tutti. Siate curiosi, c'è sempre molto di cui possiamo veramente approfittare, cogliere le occasioni. Dipende dall'approccio che abbiamo. È una banalità detta così, però è la verità. L'insegnamento online e suonare online certamente sarà una parte importante del nostro futuro. Quindi, cioè, se vogliamo fare questo mestiere, non possiamo far finta che non esista. Poi ti aspettiamo a Livorno e faremo il paragone se è meglio l'online o averti in presenza. Bene. Ah, beh, vabbè, quello. Grazie ancora, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao.